Se c'è un minimo comune denominatore nei difetti fisici, negli inestetismi, beh, quello è proprio il grasso corporeo. Il sovrappeso è un problema, una costante che ci infastidisce e devo dire che è anche molto diffuso. Oggi cerchiamo di saperne di più, cerchiamo di affrontare questo argomento secondo tanti fronti, in compagnia ovviamente del mitico Paolo Santanchè. Salve dottore, ben ritrovato. Ben trovati. Ma non solo, perché portare il suo aiuto, ci sarà qui con noi anche Armando Pellanda, medico, esperto di alimentazione, ben trovato anche a lei. Allora, caro Paolo, il problema del nostro tempo è decisamente il sovrappeso, l'obesità. E diciamo che il sovrappeso compare molto spesso nei problemi delle persone e come abbiamo accennato nella puntata in cui abbiamo parlato della liposuzione, non sempre la liposuzione risolve il problema, perché la liposuzione serve a modellare la forma, ma se si è troppo grassi dobbiamo curare l'alimentazione, quindi sia mangiando correttamente sia consumando di più, quindi con la nostra attività fisica. Uno dei problemi è che noi nel corso dei millenni non ci siamo evoluti di pari passo al cambiamento di alimentazione, no? Quindi cosa è cambiato, Armando, nell'alimentazione dell'uomo di 5.000 anni fa e adesso? Dunque, diciamo che l'alimentazione umana è rimasta fondamentalmente la stessa per quello che riguarda i suoi costituenti. È chiaro che ci sono state modificazioni legate sulla quantità, lo stile di vita, il tipo di vita che uno fa. È chiaro che una volta, parliamo dell'uomo del paleolitico, come vediamo, era un'alimentazione legata a quello che l'uomo trovava, alla caccia, l'uomo cacciatore-raccoglitore, quindi cacciava fin dalla mattina, prendeva le bacche, ha imparato a usare delle erbe. E soprattutto mangiava poco, perché mangiava poco e si muoveva tanto. Trovava, e si muoveva tanto, perché dalla mattina alla sera uno cacciava piuttosto che raccoglieva. Oggi tutto questo non c'è più. Facciamo una vita sicuramente molto più agiata e più comoda per molti aspetti. E questo riguarda per almeno una parte del mondo, un uomo occidentale, eccolo qua. Deriva dalla scimmia, non è, senza dubbio. C'è una certa sovrabbondanza della disponibilità del cibo, degli alimenti. Non in tutto il mondo, purtroppo, per le disparità, ma nel mondo occidentale c'è sicuramente un eccesso di disponibilità degli alimenti. E soprattutto non si deve fare nessun movimento per procurarselo, tolto che andare al supermercato. Che ci andiamo in macchina, tra l'altro. C'è un grosso problema che è di qualità del tipo di alimento. La qualità è chiaro che influisce molto, per cui se io uso solo zucchero raffinato, solo pasta bianca, solo pane bianco, è chiaro che questo è un problema molto correlato. Tutti i consigli che andremo snocciolando durante il corso della puntata, ma partiamo dalla base. Se siamo quel signore che era nella foto, lo capiamo che c'è qualche problema nel nostro peso corporeo, però ci sono dei calcoli e c'è un indice che si chiama indice di massa corporea che ce lo può dire. Come si calcola? L'indice di massa corporea è il rapporto tra l'altezza e il peso. Questo indice è una valutazione molto grossolana, statistica più che altro, che mi dice se ho un peso ancora normale, rapportato quindi alla mia superficie, oppure se ho un peso in sovrappeso. È un calcolo abbastanza grossolano, giustamente, come dice lei, però il peso diviso l'altezza in metri al quadrato dà un valore, viene fuori un numero. E secondo questa scala, se è inferiore a 18,5, questo numero che è risultato, allora siamo sottopeso, normopeso, eccetera, eccetera, fino all'obesità molto grave superiore a 40. Certo. C'è da dire che questo indice a volte è fuorviante, cioè il bodybuilder non può avere un indice di massa corporea uguale
al quindicenne che non fa sport, certo, piuttosto che il bambino che fa uno sport. Uno può essere anche molto pesante, ma comunque avere tanti muscoli. Esatto, quindi no, va valutato il calcolo grossolano. Certo. Ecco, è più un indice di rischio, il rischio cardiovascolare legato all'indice di massa corporea, per cui è chiaro che se supero il 25 di massa corporea ho un rischio cardiovascolare che è sicuramente superiore rispetto a uno che è sottopeso o normopeso. Ma infatti una delle cose che andrebbero utilizzate invece che la semplice bilancia, che in qualunque negozio si trova, quelle che hanno l'apparecchiatura piezoelettrica per misurare la quantità di grasso, e quindi noi vediamo sulla bilancia tot chili, ma vediamo tot per cento di massa grassa. Quelle sono affidabili? Allora, non sono precise, ma se uno si pesa sempre sulla stessa bilancia, vede le variazioni, no? Per cui io non devo vedere i chili che diminuiscono, quanto devo vedere la percentuale di grasso che diminuisce, perché se io sostituisco il grasso col muscolo posso addirittura aumentare di peso, però sono dimagrito. Allora, visto che l'importante non è il peso, ma è il grasso, la quantità di grasso, il nostro obiettivo è diminuire la quantità di grasso, non perdere peso come fanno certi furbacchioni che prendono il diuretico, fanno 3 litri di BP, sono dimagrito 3 kg. No, no, stai anche male perché sovraccarichi il rene e non sei dimagrito neanche di un grammo. Perché il grasso è ancora lì. Il grasso è ancora tutto lì. Vi faccio vedere qualche celebrities, passerà sotto la graticola del promosso bocciato di Paolo, Mariah Carey. Beh, qual è il prima e qual è il dopo, perché qui per promuovere o bocciare bisogna vedere qual è la situazione attuale. Allora, in tutte e due è un tantino sovrappeso, ma a destra è veramente una molto mongolfiera, sovrappeso. Quindi direi che io spero che l'abitino nero sia il dopo e non il prima, perché sennò però in ogni caso mi sa se teniamo la foto a destra è bocciata. Beh, la foto a destra direi che è un caso deciso di obesità, non di qualche chilo sovrappeso. René Zellweger invece, magari lo era. René lei. Zellweger è un po' una fisarmonica, perché a seconda dei momenti aumenta e dimagrisce, e quando aveva fatto il film che l'ha lanciato effettivamente aveva dovuto, per motivi proprio di copioni, ingrassare a dismisura proprio per il personaggio. Però nella foto col vestito verde è un figurino promossa. Certo, è sempre uno che secondo me deve stare con un occhio sulla bilancia, perché ha un po' la tendenza a essere rotondetta. Quali sono le cause del sovrappeso? Cause di sovrappeso sono tante. Partiamo, diciamo, dalla costituzione, la cosa più semplice e pensabile. Pensiamo però anche ovviamente allo stile di vita, e mi riferisco soprattutto alla sedentarietà. Ci possono poi essere malattie che portano verso un aumento del peso, magari anche dell'acqua e non solo del peso in assoluto, come diceva poco fa Santanché. Soprattutto appunto disturbi di tipo endocrino. Questa grafica ci fa capire la complessità, ecco. È chiaro che le cause sono molteplici e complesse. Ecco, però non bisogna che le cose che ha detto adesso il dottor Pellanda non diventino una scusa. C'ho la costituzione, allora io vedo un sacco di pazienti che vengono in studio e mi dicono: ah, io ho ritenzione di liquidi. Poi hanno dei bei piedini magri su cui vedi tutte le vene. Allora, se c'è ritenzione, siccome i liquidi vanno in basso, chi ha ritenzione ha i piedi gonfi. Se non avete i piedi gonfi non avete ciccia. E poi come anche la costituzione, certo c'è una predisposizione, c'è chi mangia come un lupo e resta magro, e chi mangia non tantissimo e ingrassa. Bisogna regolarsi in proporzione al proprio metabolismo. Ecco, quando io vedo pazienti che hanno del grasso e mi dicono qualunque cosa per giustificare questo, io gli spiego che il grasso entra solo dalla bocca. Come si bruciano però i grassi? Ah, ci sono diversi modi, possiamo vedere ecco, questo può essere un sistema, però forse il dottor Pellanda ci può spiegare dei sistemi migliori. Questo mi sa che è un po' doloroso per bruciare i grassi. Qualche problema lo dà. Come si brucia allora? Dunque, i grassi si bruciano prima di tutto con una dieta adeguata,
Quindi non introducendone? Non necessariamente. Un'introduzione, la dieta è una regola prima di tutto, non va intesa come senso restrittivo a tutti i costi. E il non mangiare non fa bene, nel senso che dimagrisco, ma soprattutto deperisco. Quindi la grossa distinzione a cui avevamo accennato prima con l'indice di massa corporea, scusate, è già questo. Quindi deperire è perdere muscolo, quindi se io non mangio completamente, non introduco una quantità adeguata di proteine, è chiaro che deperisco. Quindi lei dice posso anche perdere peso, ma ho fatto un danno. Peso, però. Ma ho fatto un danno, esatto. Perché ho perso il danno massa. Maggiore ho perso è muscolo, quando uno non ho perso grasso. Una dieta e si trova diminuito. Ecco perché magari c'è questo peso, per dire che la dieta non deve essere troppo radicale, cioè dobbiamo continuare a introdurre quantità sufficienti di cibo. Devo dare uno stimolo, esistono appunto teorie ormai provate per cui lo stimolo va dato, quindi devo dare un segnale all'organismo, sono le diete cosiddette di segnale, per cui l'organismo deve sapere che può mettere in moto dei meccanismi che attivano il sistema endocrino, quindi soprattutto la tiroide. Ma sbagliamo anche a come mangiare, quindi l'alimentazione moderna spesso inverte la piramide alimentare. Certo. Per quanto riguarda la qualità degli alimenti che noi introduciamo, è chiaro che dovremmo dare soprattutto un ampio spazio a quello che è la parte frutta e verdura. Spezzo una lancia tra l'altro a favore della frutta, che è vero si contiene fruttosio, zuccheri, ma è fruttosio, quindi è comunque assorbito più lentamente e comunque anche qui non dà problemi sulla glicemia, nel senso che l'indice glicemico sale se mangio un chilo di arancio, non se mangio un'arancia. Certo. E quindi non e è quindi un problema. E quindi anche carne rossa che deve essere dalla parte opposta, esatto, limitata. Della piramide, è evidente che c'è tutta una scaletta da seguire, dalla frutta e verdura ai cereali, ai latticini, alle proteine nobili. Ma realmente alla base c'è l'acqua, bere tanta acqua. Assolutamente, l'acqua almeno è un litro e mezzo, due al giorno. Il comune denominatore, noi siamo fatti di acqua, circa il 55-58-60% nell'età più giovani è acqua, per cui acqua. Se non introduciamo acqua sotto qualunque forma, non solo bottiglie di acqua, anche le, mi ha messo anche le bevande gassate, zuccherate in cima alla piramide alimentare, quindi da usare con molta cautela. Con molta cautela, esatto, sono diciamo quello che può causare più facilmente i picchi glicemici e quindi l'ingrassamento. Dottore, la birra, qui piace molto la birra. La birra a me è anche in studio non, con si i può ragazzi. Non abolire completamente, va considerata che però la birra come il vino è un carboidrato e al di là della resa dell'alcol non è solo una questione di calorie, essendo un carboidrato, se mi concedo la birra o il vino, è chiaro che dovrò ridurre sui compensare le altre parti. Comunque eliminare sicuramente, ridurre il sale ed eliminare sicuramente i cibi raffigurati in questo disegno, certo. Cioè bevande appunto zuccherate, gassate, quantomeno limitare il più possibile, dolci, cioccolata. Noi siamo abituati a introdurre una quantità di bevande o di alimenti zuccherati di cui non ci rendiamo assolutamente conto. Il biscottino, lo yogurt, sono delle scariche di glucosio. Soprattutto le bibite sono veramente delle bombe caloriche impressionanti. Sono delle bombe caloriche, per un bambino è devastante. I bambini che bevono tutti i giorni Coca-Cola invece dell'acqua non va assolutamente bene. Oppure ci inventiamo di quelle diete più assurde, perché poi queste regole che ci ha detto finora sono buon senso, cioè certo. Ci si arriva facilmente, ce lo insegnava la nonna, ce lo insegnava la mamma, eppure ci inventiamo alle volte delle diete stranissime pur di perdere peso. Che diavolo fai? Mi sto vestendo. Perché saltelli travestita da fantasma? Perché non voglio che tu veda le mie ciccette sballonzolanti. Tesoro, ma questo è un comportamento davvero paranoico, perché io sono affezionatissimo. Non tutte le donne però si rassegnano alle proprie ciccette sballonzolanti e quando alimentazione sana e movimento fisico non bastano più, ricorrono ai metodi più improbabili. A
a partire dalle diete monoalimento, come quella del fruttarianesimo, che prevede di mangiare esclusivamente frutta. Solo ortaggi, o meglio solo cavolo, per la dieta omonima. Dopo 7 giorni a zuppa di verdure perderete sì liquidi, ma soffrirete anche di aerofagia. Più permissiva invece la dieta Shangri-La. Nessun cibo è vietato, ma d'obbligo è bere acqua zuccherata durante tutta la giornata. Così si dovrebbe arrivare ai pasti più sazi, ma fate attenzione al diabete. Se queste diete possono sembrare stravaganti, ascoltate le prossime. Il salutista Horace Fletcher, ad esempio, consiglia di masticare ogni boccone 32 volte, ma chissà che noia. Perdi peso in un attimo anche con il disgustoso regime alimentare della Tenia. Basterà infatti mangiare il parassita e sarà lui ad assumere le vostre calorie. Resta da capire come poi l'ospite possa essere eliminato dal vostro stomaco. Non dimentichiamo poi il brittarianesimo. Nutrendosi con il nulla si vincerà sicuramente la battaglia contro i chili di troppo, ma anche la dieta del sonno, che prevede di mangiare sonniferi in modo da dormire la maggior parte della giornata. E se proprio rinunciare al cioccolato non fa per voi, i ricercatori dell'Università di Westminster hanno scoperto che guardare un film horror aiuta a bruciare calorie. Shining, Lo squalo e L'esorcista, le pellicole sul podio. Non hai sentito il mio toc toc toc? Colpisce quella del sonno, è chiaro, se uno dorme tutto il giorno non mangerà, però chissà con che ripercussioni sul fisico. Queste e le altre, me le commenti, Doc? Ci sono migliaia di diete, la maggioranza sono delle vere trovate commerciali per chi le ha scritte soprattutto. I dati scientifici sono precisi, cioè ormai è assodato che una dieta deve avere una riduzione del carboidrato e un aumento della quota proteica, forse con una riduzione della quota lipidica, questo per mantenere un certo equilibrio. Ci sono delle diete che erano fatte anche solo a grassi, si è visto che chiaramente questo non va bene. Diete solo a carboidrati altrettanto non va bene. Diete solo a proteine, sì, anche la dieta del cavernicolo, ci sono appunto diete di tutti i tipi. Facciamo il piatto sano. Quello che le persone dovrebbero capire è che la dieta non è un momento della vita. Chi è grasso deve imparare a mangiare correttamente, certo. Quindi ci sarà il periodo in cui dimagrisce, ma soprattutto deve curare il mantenimento. È un errore. È molto facile dimagrire, è molto difficile rimanere magri. Ecco perché uno deve farsi seguire da un esperto che ti imposti non solo l'alimentazione per dimagrire, ma poi quella per rimanere magro. Ma secondo i dettami che abbiamo visto finora, che ci avete insegnato, vediamo qual è il... come dovrebbe essere più o meno un piatto giusto per orientarci? Un piatto giusto mentalmente lo posso dividere in 3 o in 4, a seconda se metto verdura e frutta assieme. Comunque deve contenere una parte di cereali, soprattutto integrali, quindi a basso capacità di innalzarmi la glicemia. Verdura e frutta sia a mezzogiorno che alla sera. Proteine nell'altro quarto di piatto. Abbondante acqua, tanta acqua e poco condimento, magari soprattutto poco sale. No, oltre a cosa mangiamo, è importante anche capire quando lo mangiamo. Consigli che vi daremo dopo la pubblicità. È il vostro momento, bellessere@class.it, se volete fare una domanda al dottor Santanchè. Tanto ha deciso di fare Eugenio, che ci chiede se può fare qualcosa per i suoi capelli. Ha cominciato a perderli a 40 anni e ora ne ha 48, vorrebbe sapere se ci sono delle lozioni, degli integratori specifici. Paolo? Allora, come abbiamo spiegato, anzi come ha spiegato il dottor Tesauro nella puntata che abbiamo dedicato ai capelli, oggi come oggi ci sono delle ottime cure che riescono non solo ad arrestare la caduta dei capelli, ma addirittura a far ricrescere dei capelli che si stavano veramente atrofizzando, quindi con dei bellissimi risultati. Però queste non sono le cure che trovate in farmacia, al supermercato, devono essere delle cure personalizzate e deve essere il vostro medico tricologo che vi prescrive la cura specifica per il vostro caso. Quindi non c'è la panacea, c'è la cura adatta a ogni situazione e quindi sicuramente merita di ricorrere a queste cure prima di rassegnarsi
a essere pelati o dover ricorrere a un trapianto di capelli. 58 anni, donna, ha sempre avuto un seno pesante che ha accettato anche perché sodo, tonico, ma con la menopausa questo tono ha cominciato a scomparire. E allora Caterina chiede un consiglio. Purtroppo se il seno è pesante e grava troppo sulle spalline del reggiseno, purtroppo non c'è che la mastoplastica riduttiva, è l'unico modo che consente di ridurre il peso, ridurre il volume e quindi di riportarlo a un peso gestibile, non c'è altro modo di alleggerirlo. La signora dice che ha la fibromialgia. Non è un impedimento all'intervento. Ma la mastoplastica riduttiva è un intervento comunque estremamente leggero da un punto di vista fisico. Ricordiamoci che la mammella è un annesso cutaneo, quindi è sempre un intervento che lavora a livello di cute e sottocute, non tocca assolutamente nessun organo vitale importante. È molto più pesante un'appendicectomia che una mastoplastica riduttiva. Abbiamo lasciato in sospeso una domanda. Oltre a cosa mangiare è importante anche quando. È vero per esempio che dopo un certo orario non bisogna mangiare troppi carboidrati? Sì, assolutamente. Noi siamo in una posizione di ormonale alla mattina, per cui riusciamo a digerire molto di più e a metabolizzare molto di più. Alla sera è esattamente l'opposto. Tendiamo ad accumulare e a fermentare. Eppure la sera davanti alla TV sul divano quanto ci piace, gli amici, magari. La sera si vive, si sta con gli amici. C'è purtroppo questo che è un problema. Seguendo la distinzione che aveva fatto Pellanda sul dimagrire o il perdere peso, c'è anche da capire con che tipo di grasso abbiamo a che fare, vero Paolo? Beh, questo è importante soprattutto per la pancia, no? Alle volte un addome prominente è legato a un accumulo di grasso sottocutaneo ed è quello che si riesce a pizzicare. Se riuscite a pizzicarlo è grasso sottocutaneo e si può aspirare con la liposuzione, come abbiamo fatto in questo caso. Non a caso un uomo che con la pancia, insomma. Infatti sì, anche se il problema del grasso viscerale invece è più maschile in genere che femminile. Intorno all'intestino c'è una grossa quantità di grasso, quindi non sempre il grasso che dà il problema dell'addome è sottocutaneo. Questo in invece caso, sembra proprio tutto gonfiore. Questo gonfio, è tutto grasso viscerale, vedete che l'uomo non è molto grasso. Non puoi aveva prenderlo le gambe con magre, le dita, tutto. Non puoi pizzicarlo. Questo grasso non si può pizzicare. E il grasso viscerale è anche quello che è più pericoloso dal punto di vista cardiovascolare. E infatti qui deve intervenire il dietologo. E questa cos'è, una via di mezzo? Questa è una via di mezzo dove abbiamo ridotto quello che era il grasso sottocutaneo e poi per il resto è questione di dieta e ginnastica. Cosa sono le diete chetogeniche? Le diete chetogeniche sono delle diete che ci mettono in condizioni di non avere fame per la durata della dieta e mi permettono quindi un apporto soprattutto proteico e uno scarso apporto di glucosio. Sono da fare con l'esperto sono medico? Sono da fare assolutamente sotto controllo medico, hanno delle precise controindicazioni e hanno però a loro vantaggio una grossa rapidità di risposta, per cui si possono usare appunto in casi come abbiamo visto post-chirurgici in cui appunto c'è l'esigenza di raggiungere un peso ragionevole in tempi decisamente brevi. Un altro degli esperti delle diete, uno che è diventato addirittura un guru, era Barry Sears, intervistato da Annabella D'Argento. Professor Sears, la nuova sfida del futuro è sconfiggere l'insorgenza dell'infiammazione cellulare. In parole semplici, che cos'è? È un'infiammazione che è al di sotto della soglia di percezione del dolore e quindi noi non facciamo nulla per arrestarlo e continua per tanti anni e porta alla malattia cronica. L'unico modo per arrestare l'infiammazione cellulare è adottando una dieta antinfiammatoria e questa è la nostra sfida del futuro. Chi seguirà una dieta antinfiammatoria vivrà più a lungo e meglio. Qual è la ricetta per spegnere l'infiammazione cellulare?
La ricetta è semplice, sono necessarie solo tre cose: la mano, l'occhio e l'orologio. Ti spiego, a ciascun pasto bisogna dividere il piatto in tre parti. In un terzo del piatto si mettono le proteine magre o tofu, pesce o pollo della dimensione dello spessore del palmo della mano. Gli altri due terzi bisogna riempirli di carboidrati colorati, frutta e verdura, con un pochino d'olio, e se si bilancia correttamente il piatto si riescono a bilanciare gli ormoni, e per 5 ore dopo il pasto non si avrà fame, e questo è il segno che siamo riusciti a controllare i nostri geni e a controllare il nostro futuro. Lei sostiene che il tessuto adiposo è paragonabile al cancro, può spiegare meglio questo concetto? Tutte le infiammazioni partono dal tessuto adiposo, perché gli ormoni liposensibili sono molto importanti. Con l'infiammazione che parte dal tessuto adiposo si può diffondere in tutto il corpo come se fosse una metastasi, per cui dobbiamo ridurre i livelli dei grassi infiammatori nel nostro tessuto adiposo per evitare che si diffondano ad altri organi. Thank you very much. Un commento, dottore, su quella la dieta antinfiammatoria? Barry Sears è il padre di tutte le ultime diete uscite, quindi compresa la chetogenica, quindi è una persona che ha studiato a lungo, direi affidabile, non sempre la questa sua dieta. Questa era l'International Science of Nutrition, vedrà, certo, gremito, certo, in effetti, per sentire, certo, tali personalità. Sono delle grosse novità queste sull'infiammazione, nel senso che ormai è tutto infiammatorio, quindi si fa di tutto per spegnere l'infiammazione. Senta anche Paolo, il problema di tanti ragazzi che sono anche magari sportivi è che non si riesce a togliere quel grasso localizzato che è rimasto, e in questo caso che la dieta si ferma e dà spazio alla liposuzione? Allora, infatti, vediamo per esempio questo è un caso di un ragazzo super palestrato, vedete che è un fisico non indifferente, quindi frutto di ore e ore in palestra, però non riusciva assolutamente a eliminare i fianchetti e la pancettina. Sei d'accordo che qui la dieta purtroppo si ferma, e quindi più che la liposuzione, che infatti ha corretto questo problema, non c'è come alternativa. Ma a proposito di sport, magari per arrivare al livello di questo ragazzo, per esempio, ci vogliono ore e ore di allenamento. Palestra, allora magari, pesi, fatica veramente è impegno. Che alle poi volte per certe persone diventa veramente invece gratificante, perché si è visto che lo sforzo fisico produce degli ormoni che danno sensazione di benessere, quindi diventa veramente liberatorio, magari dopo una giornata pesante andare in palestra e riuscire a staccare e avere Però così come si inventano nuove diete, ci si inventano anche nuovi esercizi, nuovo tipo di fitness, proprio per cercare di invogliare le persone che sono stanche della palestra. E ha provato a raccogliere le ultime tendenze, una bella d'argento, vediamo. Negli anni 80 era la snodatissima Jane Fonda a portare l'esercizio fisico nelle case di 12 milioni di persone, dando il via all'industria del fitness fai da te con i suoi vendutissimi video in VHS. In body, pantacalze di licra e scaldamuscoli nasceva l'aerobica, che ancora oggi riempie le sale delle palestre di tutto il mondo. Ma corsette, saltelli sul posto e pesetti dell'ex Barbarella o alla Olivia Newton-John non bastano più. Oggi anche il fitness si adegua alla globalizzazione. In un'epoca in cui il fusion conquista tutti i settori, dal food alla moda, anche la ginnastica diventa sempre più ibrida, contaminata da tradizioni che provengono da tutti i paesi. Massivo! Così il programma Zumba, dove ritmi e movimenti della musica afro-caraibica si mischiano con l'aerobica tradizionale. L'obiettivo? Tonificare il corpo, divertendo i praticanti con coreografie che fanno dimenticare lo sforzo fisico ad alta intensità.
mescolare di tutto un po' per tenersi in forma. Basta con lo yoga, il pilates, il kickboxing. Il nuovo must è mixare in uno stesso corso attività diverse, a volte discipline opposte. Siamo negli anni della fusion fitness, la nuova tendenza che può unire, come nel caso della Nia Technique, la danza con le arti marziali. Dalle pratiche fisiche e spirituali degli sport da combattimento all'eros della pole dance. Ispirata alla lap dance degli strip club, è diventata una disciplina sportiva che combina danza e ginnastica e si svolge in luoghi tutt'altro che erotici e con insegnanti qualificati, dando vita a figure acrobatiche molto difficili che richiedono notevoli doti di forza, coordinazione e agilità. Ma se flessibilità, rilassamento, sensualità fanno sempre più presa tra i proseliti dello stare bene senza stress, di contro per chi lotta contro i chili di troppo è ancora la fatica e il sudore della sala pesi a dare i migliori risultati. Dottor Pellanda, un commento. Anche qui direi che però bisogna lasciare agli operatori del settore capaci, quindi a degli istruttori fitness in grado di fare, perché vedendo appunto le immagini è evidente che non è per tutti, tutti ci possono arrivare o quasi tutti, comunque va fatto gradualmente, va fatto seguiti da personale esperto. Ma sono tutte cose sicuramente divertenti, rilassanti, ottime per chi ha già un buon fisico per mantenerlo, per fare un esercizio aerobico, ma se uno ha un problema di dimagrimento, di perdita di peso, di accumuli, non può pensare, facendo questi giochini qua, di ottenere risultati che si ottengono con la palestra seria, con i pesi, con una corretta alimentazione e, quando proprio non potete farne a meno, con un po' di liposuzione. Per esempio, abbiamo dei casi in cui liposuzione, dieta e ginnastica hanno dato dei risultati assolutamente eccezionali. Questo è un risultato che, con una sola delle metodiche, solo con la dieta, solo con la ginnastica, solo con la liposuzione, non si ottengono. Questa ragazza ha fatto liposuzione, è andata in palestra, si è messa a dieta e ha fatto un cambiamento radicale, un cambiamento che le cambia la vita. È ancora più rimarchevole nella seconda immagine che invece ci hai portato, dove sembrano veramente due persone diverse. Anche questi sono casi dove c'è un'interazione di tutte e tre le discipline, la dieta, la ginnastica e la chirurgia. Non voglio anticipare troppo, però proprio di fitness, di ginnastica parleremo nelle prossime puntate, Paolo. Nella prossima puntata parleremo veramente di quella che è la ginnastica vera, la ginnastica che vi modella, la ginnastica che vi può effettivamente cambiare, ma che purtroppo dà risultati solo col sudore della vostra fronte. Paolo Santanché, ringraziamo anche il dottor Armando Pellanda, medico esperto di alimentazione, grazie anche a lei. E ci fermiamo qui, appuntamento alla prossima settimana con Bellessere. Arrivederci.